Ma voi, popolo di YouTube, avete mai visto una partita iniziare pirati, diventare demoni, tornare pirati, swappare alla fine via Somurlock e forse vincere? Wow, bellissimo, tutto in una partita. Cosa volete di più? Cosa volete di più? Godetevi il gameplay, perché merita. Ciao, vai. Ok, prendiamo Maiev, va. Non è forte Maiev, ma lo immaginavo che fosse forte Maiev. Allora, ho avuto un gatto un giorno di gatto ho avuto. Allora, se io prendo lui, io potrei fare lui, vendo, prendo mozzo del mazzo. Non so se ha senso. Aveva senso? Secondo me può avere senso perché turno 2 livello, turno 3, opa. E non perdo neanche. Non fa niente. Capita a E tutti, non vero? perdo neanche turno 2. Qua che si fa? Livello, di sicuro. Potrei vendere il Murloc per Hero Power. Ma perché io? No, turno 2 lo so che non è. C'è Jedi Master qui. Non fa niente. Capita a tutti ogni tanto. Prendo lui che è forte. E ho piazza pulita. Ecco, guarda quanta gente. Pirati deck, eh! In furia là fuori. Se trovassimo il signore dei pirati non sarebbe male. Troppo fortissimo. Non ammazza niente. No, uno gliel'ho ammazzato, bene. Ma dobbiamo diventare più forti. Perché come al solito siamo ultimi, cioè. Siamo sempre ultimi a sto punto della partita, come mai? Yaka col Prime, grazie Yaka! Non posso prendere lui e usare l'Hero Power, devo rollare e cercare qualcosa di decente. E non c'è. Cosa ne pensi di questo miglioramento di Maiev? È importante il miglioramento di Maiev, assolutamente incisivo. E non so quanto incisivo, però. Comunque, KS su Twitch sta virando molto su Battlegrounds. Guarda, Ciccio, è una cosa che in realtà negli stream internazionali era già successa. La virata di HS su Battlegrounds. È che in Italia ancora non succedeva questa cosa. Non è questione del meta in ladder, è che vario, è aggiornato, seguono. È figo Battleground, poco la fa. No dai, non colpite l'uovo, non colpite l'uovo, non azzardatevi. Perdo lo stesso, eh.
cosa ne pensi di Pokémon Unite? Ciccio, che io ho già speso troppi soldi su Pokémon simil Pokémon, su giochi che poi sono rivelati. Oh, il cocane! Una schifezza. Voglio discovere 3, acqua 5. Cioè, voglio demoni. Continua così. E andava davanti. Ho frizzato, vero? Sì. Mi gira un gioco nuovo che parte col bacino di utenza di un gioco enorme come HS. Poi HS è quello che era, quindi sì. Sì, viva la Luna Eterna. Assolutamente. Penso che sarà il gioco Pokémon più giocato di sempre. Ah, ma io sono contentissimo, se sarà così effettivamente. Cioè, se sarà così, lo sono pronto a giocarlo e via. Però non lo giocherò da turno 1. Da giorno 1. I tuoi servitori hanno davvero dato tutto. Sta accadendo in questa partita, ragazzi. Che è una tripla. Triplo qua adesso. Bella scelta, molto tattica. Molto tattica. Vi abbatteremo. Io vorrei andare alle demoni. Però c'è anche col Boccalarga già pronto qua. Mi resta più avanti. Hai buone possibilità di Questo lui poteva vincere. stare terzo. No, va bene, secondo. Di sicuro dobbiamo livellare adesso. C'è poco ma sicuro. Io comunque non ho ancora visto niente di questo Pokémon Unite, eh. Però l'idea di un MOBA a tema Pokémon ci può stare. Il problema è che sia profondo il gioco. Perché se poi devi combattere con le solite quattro mosse dei Pokémon e... Allora no. Allora no. Cioè, tu vorresti fare vendo, compro lui e faccio un roll? Non lo so. Peggioro la board per non so che cosa. Sì, ma il problema non è quello, ma secondo me. Il problema è... Sarà un bel gioco, cioè ogni tanto sfugge questo fatto. La gente gioca i giochi se il gioco è bello anche, eh. Non è che se il gioco è comunque divertente in qualche modo. È vero che parte con Tencent, il mercato cinese, mobile, MOBA, quello che volete, ma il gioco sarà divertente? Se sì, si giocherà, se La no, no. passione. Mai demoni, dai. Possono andare demoni con sto start.
assolda pure. Costa e Obba in campo. Non si può. Poi investo qualche monetina su eventuali cose. Però un altro cliente soddisfatto. Madonna quanto siamo forti. Mamma mia. Ciao Salvatore. Buongiorno. Sempre d'accordo con il container nelle considerazioni che fa. Mi piace. Bravo Zane. Bam 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 bam. Ho visto dove mettere il Willock perché non si sa mai. Si potrebbe sviluppare un Willock late game. Beh, al momento non ne ho bisogno. Ah, shottare Zannoncino così fa proprio un piacere. È addirittura addormentarlo questo senza prenderlo. Tanto adesso non mi serve, il turno dopo ne faccio a meno. Allora te. Soddisfatto. Continuo a buffare Void Lord, credo. Potrei dare anche un bufferello a Mal'Ganis, eh. Un altro cliente soddisfatto. Madonna. Un minion che dovrebbero togliere Khadgar. No, invece in realtà Khadgar fa cose fighe. Poco tu tier 1 come lo vedi? Allora, interessante poco tier 1, però poi svilupperebbe meccaniche come era la Saurolisco build. Che non era una build in realtà sana la Saurolisco, perché non sviluppavi dei game molto interessanti. Quindi no, poco tier 1 no, Tavianna 1 non si può. Perché sennò poi Arianna fa la partita, ok, vado solo poco e basta. Ignorando tutto il resto. Meglio assoldare una recluta finché puoi farlo. Anche cadde. Bello video ieri, bello, il video ieri. Ragazzi, ieri sera è uscito il video su YouTube. Non è uscito alle 14 come al solito perché ho sbagliato, ma andatevi a vedere il video perché merita davvero. Soldare una recluta finché puoi farlo. Io sono eterno. Ha creato bene Johnny qui, eh. Sparo, te sparo. Ah, se te sparo. Ah, come sparo. Non te ci vorrebbe l'amalgama di nuovo? Oppure troppo più? Non lo so come agirebbe l'amalgama in un
in questa situazione. Però ci sai fare. Non credo che ci sia bisogno dello sloppa demoni, eh. Ah, Muellock. Ah, lui non lo prende. Juggler! Nope. Mazza quanti Muellock che mi sono passati. E quanti comandanti natrezzi. Voidlord spiglia. Un semi bait. E... Mm. Se mettessi invece Mama Imp seconda. Negata, vero. Neghighede. Non frizzerei neanche Voidlord. Sembra che non serva a niente. Questo devo trovare. Che dia che ossica. Buon trade. No, togli il Divine Shield. Ecco, vedete, contro di lui, ora non so neanche se sopravvivo, ma contro di lui c'è bisogno assoluto di... dello slop a muro. Non è che ho molte chance. La battaglia in furia, la furia. Il problema è che lui è una tripla, io non voglio farla. Stai davvero creando una grande armata. Un servitore in meno, una moneta d'oro in più. Vi abbatteremo. Ok. Cite. Non posso farlo triplo, devo prima vendere tutto. A me non piaceva. So che sto perdendo un botto di soldi. Per il disturbo. Chissà quali segreti sveleremo. Avrei potuto fare meglio. Potevo livellare. Sì, potevo livellare, giusto. Avrei dovuto forse livellare. Uff. Ah. C'è ancora delle triple, delle robe in mano, eh. Hanno davvero dato tutto.
Dammi lui. Vedendo, ce l'abbiamo. Sono tutte cose che abbiamo già. Dov'è Taunt? Anche a me non piaceva. Eccoti una moneta d'oro per il disturbo. Assolda pure una di queste reclute. Vabbè. Vabbè. Metto dietro quelli che fanno più danni. Sono distratto un attimo, ero sicuro che fosse Bill Demoni. Ecco. Occhio. Fai perdere. Molto probabile che io perda. Vai sui pirati. Bravo, va bene su Eliza. Tutto questo. Certo, certo. Ti ho fatto una dina. Ah, poi ti ho dato malissimo. Ah, era gigantesco. Peccato. Potevamo fare diverso? No. Sogno distrutto. Ci mancavano le piantine. Non abbiamo trovato le piantine col Megasaurio. Se avessimo trovato le piantine vincevamo. Purtroppo. Vabbè, comunque secondo posto buono, eh.